su un tema che da parecchio tempo è un po' sul tavolo della Commissione Turismo, cioè la direttiva Bolkestein e la legge delega che il governo si appresta a fare. Sì, parliamo di un problema serio, riguarda 30.000 imprese italiane che governano grosso modo il 60% del movimento turistico e che si trovano in un'incertezza più assoluta, giacché la sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso estate ha bocciato la proroga che il governo aveva proposto, e di fatto queste concessioni demaniali sui quali loro operano dovrebbero andare a gara. Ora, qui ci sono grandi responsabilità dei governi che si sono succeduti, che non sono riusciti nel corso degli anni a proporre una legge organica e hanno esposto il nostro paese, diversamente da altri paesi tipo la Spagna e il Portogallo, che hanno ottenuto proroghe consistenti, hanno esposto il nostro paese a questa bocciatura. Noi da tempo, come Regione, insieme alle associazioni di categoria, stiamo chiedendo finalmente che ci sia una legge organica che sistemi in maniera più definitiva tutta questa partita, per esempio per quanto riguarda anche i canoni, che ancora sono abbastanza, diciamo, regolati in un modo bizzarro, che sistemi il problema della linea demaniale, che è stata in gran parte rivista, e che soprattutto modifichi l'atteggiamento che il governo e lo Stato italiano debbono avere in Europa. La legge delega da questo punto di vista è un po' debole secondo noi, bisogna affermare con assoluta chiarezza che ci vuole un congruo periodo provvisorio e transitorio entro il quale nel frattempo tutelare il legittimo affidamento a chi già sta operando, e soprattutto deve essere meglio precisata e meglio valorizzata la professionalità, il valore commerciale di chi ha lavorato e anche la clausola sociale per i dipendenti. Queste misure debbono essere poste alla base, altrimenti il rischio è che si sconquassi un sistema che sostiene. E come sempre poi bisogna andare in Europa e spiegare che c'è una specificità, perché un sistema turistico come quello italiano non ce lo ha nessuno, è completamente diverso da quello di tutti gli altri paesi e meriterebbe quindi un'attenzione ed un'accettazione di misure specifiche. Quando lei dice congruo periodo di proroga, più o meno a che si riferisce, per quantificarlo? Dunque, noi non parliamo di proroga, perché la parola proroga è esattamente noi parliamo del periodo transitorio che consenta al sistema di mettersi in equilibrio. Ora, la definizione di congrua deve essere un numero di anni sufficiente a fare in modo che gli operatori che hanno investito risorse possano vedersi remunerato questo investimento, e soprattutto a chi opera di poterlo fare in maniera più tranquilla. Guardate che noi abbiamo degli indicatori per quanto riguarda i fornitori di materiali a queste imprese, dagli ombrelloni fino a lì, che denunciano il fatto che gli investimenti sono drasticamente calati, e sono calati perché oggi sfido chiunque a investire su un bene che non si capisce più se sarà poi ancora nelle tue possibilità o meno. Quindi crea un problema anche di indotto dei servizi, dei fornitori dei servizi per i gestori delle aree demaniali. Sì, stiamo parlando del pezzo più importante del turismo italiano, quindi va seguito e noi cerchiamo di seguirlo con la cura necessaria. Ed è abbastanza grave che i diversi governi, i diversi colori politici che in tutti questi anni si sono, diciamo, avvicendati non abbiano provveduto a fare finalmente un intervento organico. Io sono convinto che a fronte di una misura organica in Europa poi è possibile, come è successo per altri paesi, testimoniare e dimostrare che c'è una specificità e quindi invocare eventualmente proroghe per le congrue. Se noi continuiamo semplicemente a chiedere proroghe come abbiamo fatto in questi anni e basta, ci esponiamo come ci siamo esposti poi alla mazzata, la chiamo così, che è venuta dall'Europa. Grazie.